L'atto d'ordinanza che vieta a chiunque, quindi a tutte le persone che abitano e si muovono nella nostra città, di produrre traffico di rifiuti, che c'è un pericolo oggettivo per la salute e deve finire questo scempio di mercati illegali all'aperto in cui si vendono rifiuti e purtroppo c'è gente che compra rifiuti. Quindi noi siamo la città dei diritti, dell'inclusione. E come in ogni comunità, diritti e doveri. Questo è un tema che riguarda tutta la nostra comunità, quindi contrasto alle attività illegali, all'occupazione di spazi della nostra città da traffici di rifiuti. Quindi da questo punto di vista ci sarà un impegno forte non solo della Polizia Municipale, ma per come ci hanno garantito prefetto e forze dell'ordine da parte di tutti nella nostra città. Nella mia ordinanza si parla di persone. Persone significano italiani, significano comunitari, extracomunitari, rom. E tutti. Napoli è in prima linea come città per i diritti, per l'inclusione. Non so quanti comuni adottano politiche sociali inclusive di sostegno, di lotta alla dispersione scolastica, di edilizia abitativa in favore di tutti coloro che abitano la nostra città. Noi siamo una grande città di accoglienza, di pace, multietnica, multiculturale, multireligiosa e siamo una città dei diritti e dei doveri. Quindi questo attiene a chiunque, insomma il traffico dei rifiuti è una cosa indecente che non può essere consentita a tutela anche della salute non solo di chi compra ma anche di chi va a raccogliere all'interno, diciamo, dei cassonetti e della spazzatura, perché non sono più attività occasionali ma sta diventando un vero e proprio mercato e quindi questo non è accettabile. Ci sarà la collaborazione di ASIA perché noi distruggeremo in tempo reale il materiale che verrà sequestrato.